Non ti devi neanche allenare, cresci un altro fuori al via. È posto. Sì, sì. Ciao, sono Gianluca Zodda, faccio parte del gruppo olimpico della nazionale di speed d'arrampicata e quest'anno mi sto allenando per qualificarmi alle Olimpiadi. Abbiamo disputato da poco il primo evento di qualifica per le Olimpiadi che si è tenuto a Shanghai alcuni giorni fa. La gara è stata molto bella secondo me, tralasciando il risultato che sono arrivato 19esimo ambivo a entrare nei 16, però sono comunque molto contento perché abbiamo un'altra gara da disputare e posso rimettermi in gioco. L'evento in sé è stato bello dir poco perché è stata la prima volta che mi trovavo in un contesto tra virgolette olimpico in cui ci si gioca. A mio avviso la qualifica è la cosa più importante nella carriera di un atleta, una delle cose più importanti. Il sogno olimpico, cioè, per me è iniziato fin da piccolo, cioè, da quando ho sposato l'arrampicata mi sarebbe sempre piaciuto essere uno di quelli che l'avrebbe portata alle Olimpiadi o comunque avrebbe fatto qualcosa per farla vedere ancora di più nel mondo. La preparazione per Budapest, purtroppo non sono riuscito a partecipare alla Coppa Europa della settimana scorsa perché tornato dal viaggio ero un po' influenzato, ma abbiamo messo giù un buon programma col preparatore cercando di aumentare ancora di più la fluidità del corpo in parete, perché un mio grosso problema è che in alcuni punti io perdo di fluidità avendo molta forza, per continuare ad abbassare la media dei tempi, che io negli anni ho sempre puntato più su quello che su avere un grosso tempo, perché uno, non ci sono ancora mai riuscito, e due, la costanza è sempre stata un mio punto di forza. In sostanza, per mantenere i tempi costanti è cercare di fare più salite possibili senza tirarle tutte. Bisogna cercare di darsi un ritmo all'inizio dell'allenamento, mantenerlo per tutto l'allenamento e protrarlo nel tempo nei vari allenamenti. A me piace dire ho in mano il tempo, cioè quei tempi lì io so che ce li ho anche se non devo spingere. Se serve un tempo più basso, quello fa parte del gioco, spingi al massimo. Lo sento dire spesso anche da Ludo, da Matteo, anch'io lo voglio ribadire, sono molto contento dei progressi che ha fatto la squadra, i ragazzi, perché veramente a livello nazionale noi esprimiamo dei tempi e dei risultati che in tutto il mondo, non dico che ci invidiano, però ci tengono d'occhio, perché siamo una delle nazionali più veloci, a livello di gruppo proprio, abbiamo tanti atleti veloci, pronti a fare 5:30 e poi ancora di meno.